Il girone I di Serie D osserva la sua 15ª giornata a turno, che si rivela assai favorevole al Siracusa, che nel recupero strappa anche in inferiorità numerica un punto prezioso in casa del Paternò Calcio. Rossazzurri in vantaggio con guida, il Siracusa nella ripresa ciuffa il pari con Pistolesi. Battuta d'arresto ed esordio amaro in campionato per Gianluca Azzori alla guida della Scafatese, sconfitta per 2-1 in casa della Nuova Egea Virtus. Canarini in vantaggio con la punizione chirurgica di Domenico Aliperta, giallorossi che la ribaltano già nella prima mezz'ora di gioco con le reti di Curro e Trombino dagli 11 metri. Girandola di emozioni tra Regina e Locri, ospiti che viaggiano a 1000 con la velocità di Pelle e la tecnica di Levecque che porta al gol di Aprile, in difficoltà all'11 di Trocini che va sotto di due reti ma la ribalta con la solita tenacia anche dei suoi senatori, prima accorciando le distanze con Girasole, poi sovvertendo il pronostico con Nino Barilla e la rete straordinaria in acrobazia di Ragusa che fa impazzire di gioia il Granillo. Regina che si riporta a 4 punti dal Siracusa, quota 29 insieme a San Biase e Vibonese. Entrambe le calabresi vincono fuori casa e alla lunga distanza. Al San Biase basta la rete di Piriz per battere il Licata, alla Vibonese le reti di Milazzo e Terranova per stendere un volitivo Akragas che tuttavia è relegato in fondo alla classifica. Pareggio ricco di gol e di spettacolo tra Enna e Nissa, la scorsa stagione vincitrici in eccellenza. A dare il via è dagli 11 metri Giorgio Cicirello, nella ripresa il raddoppio del neoacquisto Sebi Aperi. La Nissa reagisce al 2-0 sprecando un calcio di rigore con Diaz, o meglio parato da uno straordinario Giuseppe Simeoli, che deve però arrendersi alla rimonta bianco scudata che porta un punto a Caltanissetta con le reti di Diaz e Rotulo. 1-1 tra Ragusa e Castrum Favara, tutto nella ripresa, con gli agrigentini che mettono una freccia con il solito La Piana, a cui risponde nel recupero l'1-1 di Picchi. Vince ed abbandona il penultimo posto la Cireale contro il Pompei, le tre reti portano i sigilli di Capogna, Marchetti e Mokolu, e va gara salvezza, 12 squadre raccolte in 10 punti quando mancano 270 minuti alla conclusione di un girone d'andata, fin qui molto equilibrato e livellato.